Come mai si perde nel Forex? Com'è possibile che la probabilità di perdere denaro nel mercato dei cambi è molto alta? Ti sei mai posto questa domanda? E soprattutto, hai mai trovato una risposta valida? Qual è il problema? Qual è la vera causa? Eppure ci sono tantissime persone che lavorano nei mercati finanziari, ci sono tantissimi analisti, esiste un volume impressionante di materiale didattico, formativo, ci sono tantissimi programmatori che giorno dopo giorno studiano ed analizzano il mercato con strumenti più o meno sofisticati. Ma alla fine, come mai si perde? Come mai se io apro un conto il rischio di perdere denaro è altissimo? Perché? Per quale motivo? Nel mercato monetario si perde talmente tanto che è nata questa leggenda, questo modo di dire, ossia il 90% degli operatori finanziari perde denaro, mentre il restante 10% lo guadagna. Pensa, il 10% guadagna quello che il 90% perde. Ma è possibile, è reale, è credibile questa cosa? Al di là della veridicità di tale affermazione, io non ho dati attendibili sotto mano proprio per credere a questa leggenda. Però posso dedurre una cosa, se il 90% perde, allora significa che il 90% dell'informazione finanziaria circolante è sbagliata. Non vorrei dire questo, ma da un semplice rapporto matematico e soprattutto logico pare proprio che sia così. Questo 90% dove incontra il fallimento se non dall'informazione stessa? Insomma, non sono qui a giudicare un metodo migliore rispetto ad un altro, piuttosto affermo con estrema convinzione che la cultura finanziaria pubblicata e argomentata per il mercato attuale delle monete sia arrivata a capolinea, è obsoleta. Perché dico questo? Perché la maggior parte dei metodi operativi tradizionali, previsione e analisi di mercato finanziario hanno radici e prendono spunto da strumenti ormai datati che possono eludere o addirittura essere in totale contraddizione con la reale dinamica del mercato. Riflettiamo un attimo, fanno capo a teorie di mezzo secolo fa, se non oltre, ed il problema risiede nel fatto che tali regole sono oggetto di dibattito odierno che dal mio umile punto di vista non hanno alcun riscontro reale con il mercato di oggi. Attenzione, non fraintendermi, eh? Molto probabilmente l'avevano, ma resta il fatto che sono argomenti nati e trattati in un'epoca e in un contesto di mercato totalmente differente da quello attuale. Chi di noi può affermare con assoluta certezza che l'economia monetaria sia rimasta immutata nel tempo? E in realtà, se ci pensi bene, non lo è mai stata. Ti basta pensare che oggi per trasare un valore consistente di denaro sul mercato monetario serve solo un click, cosa che 50 anni fa era praticamente impensabile, complesso, possibile, se non attraverso montagne di moduli cartacei, procure, deleghe e chi lo sa. In un periodo dove la velocità di trasmissione dati ha raggiunto picchi incredibilmente elevati, a tal punto da non permettere un semplice arbitraggio fra valute, è naturale sospettare che si sia verificata una rivoluzione nell'ambito dei mezzi di comunicazione fra banche centrali. E quindi io mi chiedo, perché teniamo ancora in considerazione queste teorie operative se il mercato di oggi è totalmente digitalizzato ed ha sostanzialmente cambiato le sue regole e il suo contesto operativo? La causa principale dei nostri fallimenti è da attribuire ad un semplice rapporto fra ascissa e ordinate in una rappresentazione grafica del mercato. In matematica c'è X e Y che hanno un ruolo fondamentale in un'analisi, X variabile indipendente, Y variabile dipendente. Nel mercato dei cambi io non posso stabilire una previsione attendibile se non ho una X facente parte dello stesso insieme della variabile che mi trovo in Y. Se nella raffigurazione tradizionale del mercato io mi trovo in ascissa del tempo, come potrò mai relazionarlo con la quotazione di prezzo che mi trovo in ordinata? Cosa me ne faccio del rapporto tempo e mercato? Se nel mercato dei cambi il prezzo di una moneta è espresso nei termini di un'altra, vuol dire che io ho una relazione e su questo rapporto devo ragionare, non devo relazionare un incrocio valutario con il tempo. Che cosa me ne faccio del tempo? Non me ne faccio nulla. È comunque un parametro importante da tenere sempre in considerazione, ma non a tal punto da sostituirne l'ascissa in una rappresentazione grafica. Presta attenzione a ciò che ti dico. Quando ci si trova di fronte ad una chart, è logico porsi l'obiettivo di trovare una relazione che giustifichi il movimento di Y, per una semplice ragione di causa-effetto.
Quando un gestore affronta il mercato, la sua attenzione è inconsapevolmente focalizzata sulla continua ricerca di una scissa che determini il valore della variabile in ordinata. Ma nella graficazione tradizionale non esiste, perché è rappresentata dalla linea temporale. Dunque, non trovandola, la si sostituisce con qualche indicatore, attribuendo allo stesso un ruolo dominante, come se fosse una variabile determinante che influenza e descrive l'andamento della variabile in Y, che è la quotazione di prezzo. Il problema sorge nel fatto che la maggior parte degli indicatori sono il risultato di un calcolo approssimativo della stessa variabile che mi trovo in ordinata. Quindi le mie analisi sono fallimentari perché sto già osservando Y e non posso effettuare alcuna previsione affidabile da un surrogato della stessa variabile, perché la stessa variabile non mi mostrerà mai le cause che determinano il suo stesso movimento. È come se dovessi intraprendere un viaggio in auto e guardassi la strada che ho di fronte dallo specchietto retrovisore. Non capirò mai dove sto andando, è praticamente impossibile guidare. Ed è questa la causa del 90% dei nostri fallimenti, del 90% dei fallimenti del mercato finanziario del trading. Questo è il problema, questo è l'errore. I nostri dissesti finanziari sono conseguenti da un'incompleta rappresentazione grafica dell'andamento monetario che ci induce a creare connessioni inesistenti fra variabili casuali della stessa funzione, inventando relazioni causa-effetto sulla stessa. Per questa ragione si perde il mercato, è semplice da capire, è lineare. Se in ascissa io ottengo una variabile avulsa totalmente indipendente dalla variabile che mi trovo in Y, ma che fa sempre parte dello stesso insieme, graficamente parlando, io ho trovato una relazione. Io posso mettere in variabile X la quotazione di dollaro, in variabile Y la quotazione di euro e mi trovo sotto il naso la relazione fra due monete. Facendo ciò, io ho mappato il mercato. Perché dove ho una quotazione di dollaro, ho anche una quotazione di euro. Quindi ho pieno controllo di tutta l'area dove si concentra e si sviluppa la distribuzione dei prezzi di entrambe le monete. Pertanto, in qualsiasi punto della mappa in cui il mercato si sposta, so che ci sarà una coordinata di dollaro ed una di euro, un prezzo di dollaro e un prezzo di euro. E mi sarà semplice individuare i limiti che delimitano l'area operativa del mercato. Se io metto in relazione una terza moneta, che potrebbe essere yen, per semplificarti il ragionamento, io so che ad una determinata quotazione di dollaro yen esisterà una quotazione di euro yen. Ciò significa che se io ho un range di prezzo di dollaro yen, individuo anche il range di prezzo di euro yen. Ho mappato completamente il mercato, vedo in maniera chiara la distribuzione dei prezzi. Capisco qual è l'area dei prezzi più interessante per poter scegliere il miglior livello da trattare. Ovviamente comprendendo anche le dinamiche di prezzo.